Ciao a tutti! Oggi prepareremo la lonza con patate e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono lonza di maiale in un unico pezzo, patate a fette, cipolla, olio evo, pancetta a cubetti, funghi, sale, erbe aromatiche, cioè prezzemolo, rosmarino e basilico, pepe nero, noce moscata, latte e dado vegetale Bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le erbe aromatiche, il pepe, la noce moscata e il sale. Ed azionare il Bimbi per 5 secondi a velocità 7. Versare il trito sulla lonza. E massaggiare su tutta la carne. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e l'olio. Ed azionare il Bimbi per 3 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i funghi. La pancetta. Ed azionare il Bimbi per 5 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Poggiare la carne sulle lame. Mettere il dado e il latte. Condire le patate con sale e pepe. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma. Chiudere con il coperchio. E cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le patate sono cotte, mettere da parte. Con l'aiuto di due forchette girare la carne.
chiudere con il coperchio, posizionare il cestello e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. La carne è cotta, trasferire in un piatto da portata con le patate, irrorare con la salsa e servire. Lonza con patate e funghi. Grazie e alla prossima ricetta!